e ci presenterà l'esperienza che ha sul trattamento delle varici e le emorroidi, che cosa Sì, hanno fatto. allora, cominciamo con le varici e poi partiamo con le E qui con noi c'è anche Enrico Berlin, che è stato uno dei primi che ha utilizzato, come vi ho detto ieri, questa tecnica. Quindi mi rendo conto che è abbastanza specialistica. Questo è no? È abbastanza specialistica, però è una cosa interessante. Non so se i plastici utilizzino questo, però è qualcosa che il laser ha dato una grande mano. Tuo computer ha preso un SSD, questa ci si vede a una. È pronto, accensione. Possibilità di andare avanti e ok? Avanti indietro e Allora, buongiorno a tutti, grazie alla base anche della tua ospitalità, sono conosciuti quello che Allora, le varici degli arti inferiori, soprattutto diciamo i chirurghi plastici che non hanno poi molto a che fare con questa patologia, sono delle vene tortuose dilatate permanentemente allungate e si chiamano varicose perché devono essere associate all'insufficienza dell'apparato valvolare e al suo potenziale flusso. Vengono classicamente descritte primitive e secondarie e rappresentano la stragrande maggioranza della patologia del circolo venoso, soprattutto a livello degli arti inferiori. L'eziopatogenesi, per quanto riguarda le varici primitive, vi è una lassità della parete legata ad un'alterazione del tessuto mesenchimale, per cui la parete della vena è più debole, diciamo che in una persona che non soffre di varici primitive. Questo determina la dilatazione della vena, perché non riesce più a sopportare la pressione, anche se bassa, del sangue, e conseguentemente vi è un'insufficienza delle valvole secondarie alla dilatazione venosa. Classicamente, chi soffre di varici primitive degli arti inferiori è possibile che abbia in concomitanza anche altre patologie legate sempre ad un'alterazione del tessuto mesenchimale, che sono le ernie inguinali, crurali o quello che sia, il piede piatto, il varicocele pelvico, il varicocele classico dell'uomo e le emorroidi. Le emorroidi, in modo particolare, sono, come vedremo, una patologia estremamente frequente, che è costantemente presente in chi soffre di varici degli arti inferiori. Non è vero che chi soffre di emorroidi soffra anche di varici, ma è vero che chi soffre di varici soffre anche di emorroidi, nella praticamente totalità dei casi. Anche se non lo metto. Esatto, infatti tutte le volte glielo chiedo, cioè, hai emorroidi? Ma sì, in effetti, qualcosina. L'eziologia, i fattori predisponenti e i fattori scatenanti, spesso e volentieri si mescolano fra di loro, l'ereditarietà, come abbiamo visto per le varici primitive, sesso, razza, gravidanza, anche se poi molte di queste sono poi state messe in discussione. Quello che è vero, per esempio, il discorso della gravidanza, sì, è un fattore predisponente, ma in chi ha già una predisposizione ad avere le varici a prescindere dalla gravidanza. La gravidanza, tant'è vero che le classiche varici gravidiche, spesso e volentieri, se sono esclusivamente legate al discorso della gravidanza, dopo il parto spariscono completamente. Per quanto riguarda le varici secondarie, l'evento più importante è una tromboembolizzazione profonda. Perché questo? Perché una volta che il circolo venoso profondo principale si chiude, il sangue ovviamente deve trovare una via collaterale per ritornare indietro, e quindi c'è un sovraccarico del circolo superficiale. E l'insufficienza valvolare in questo caso è secondaria al fatto che c'è una trombosi venosa profonda.